Amici, ben ritrovati a Voglia di Festa, il nostro programma dedicato agli eventi, alle sagre e a tutte le manifestazioni del territorio veronese. Siamo qui oggi in compagnia di un comune importantissimo per la provincia di Verona, che è il comune di Nogara, e siamo in compagnia del sindaco e del presidente della Proloco. Quindi direi di cominciare subito e di farci raccontare un po' com'è la loro estate e che cosa hanno in programma da proporci per i mesi prossimi. Sindaco, vuole raccontarci qualcosa? Come avete organizzato quest'estate 2021? Avete ripreso? C'è voglia di festa a Nogara? Beh, sicuramente sì, salve a tutti intanto. Chiaramente c'è voglia di uscire di casa, c'è voglia di partecipare agli eventi. Abbiamo avuto molto tempo per pensarci, chiaramente rimanendo obbligatoriamente a casa, e quindi abbiamo anche pensato mesi fa se c'è questa ripartenza, perché ricordiamo che lo scorso anno, poi nel periodo primaverile estivo, il virus aveva un po' mollato la presa. E quindi siamo riusciti anche lo scorso anno a fare la sagra del nostro paese, con il nostro patrono, e portare avanti alcuni eventi anche risocolenose. Siamo riusciti a fare un po' tutto, chiaramente rispettando tutte le norme di Nei sicurezza, limiti. mascherine, distanze, non aggregazioni, anche le feste erano contingentate, però abbiamo dato la possibilità a chi rimaneva a casa di avere, insomma, delle giornate di festa. Chiaramente quest'anno non potevamo saltare l'appuntamento e quindi ci siamo dati da fare, abbiamo pensato come fare e abbiamo anticipato un po' i tempi. Abbiamo avuto praticamente un grosso evento sabato scorso con il Palazzo delle Meraviglie, dove praticamente col nostro gruppo teatrale, no, che segue il nostro bellissimo teatro di Nogara, Mattia Bertolini, è venuta l'idea di contattare le varie associazioni culturali, quindi chi fa teatro, chi fa danza, chi fa perubistica, dipinge o anche fotografie e musica soprattutto, e di portarli tutti in questo bellissimo palazzo che è il nostro Palazzo Maggi in centro Nogara, e di dire facciamo una giornata dalla mattina alla sera dedicate alle arti, dedicate alle associazioni, e tutti hanno risposto presenti. E quindi per noi è stata una Bellissimo. soddisfazione veramente grande, perché abbiamo iniziato appunto dalle 9 con i bambini, con le scuole di teatro, di danza, fino alla sera con i vari concerti. È Che stata una bella bello. esperienza, sì, Che veramente. bello, bellissimo. Quindi avete già cominciato la ripresa e non vi siete mai fermati, soprattutto perché già l'anno scorso, appunto, come ha detto, avete fatto la sagra, siete stati, so, uno dei pochissimi, se non l'unico comune che è riuscito a fare la sagra, e già quest'anno, in questo periodo, avete ricominciato a fare questi bellissimi eventi coinvolgendo tutti i Sì, bambini diciamo che noi e i chiaramente ragazzi. come amministrazione ci mettiamo del nostro, infatti poi ci sono queste serie di appuntamenti presso il cortile di Villa Raimondi, un'altra bellissima villa storica che abbiamo in centro del paese, dove viene proposto il cinema all'aperto, vengono proposti gli scrittori che propongono i loro libri, teatro e anche qui musica. E chiaramente non potremmo fare niente se non avessimo la collaborazione dei volontari. Quindi io Certo. penso che la cosa principale sia per un comune avere la solidarietà dei tuoi concittadini che volontariamente ti danno una mano. Questo l'abbiamo avuto durante la pandemia. Ricordavo appunto qualche sera fa che abbiamo avuto l'assemblea della Proloco, e ricordavo il ruolo fondamentale della Proloco, degli alpini, delle varie associazioni, dell'Auser, che si sono dati da fare consegnando le mascherine, dando le attrezzature per i tamponi, perché noi abbiamo anche un centro praticamente per i tamponi e E anche per i vaccinali. vaccini, e quindi creiamo anche questo tipo di cordone di sicurezza, insomma, per i cittadini, e quindi sono dati molto da fare con la consegna di pasti caldi alle persone che purtroppo erano a casa, magari molti anche malati, non potevano andare a fare la spesa. Ecco, ricordiamo Esatto. che è stato un dramma questa pandemia, però con la solidarietà delle persone siamo riusciti a venire fuori, insomma, ad arginare il più possibile il problema. Che bello, veramente bellissimo. Sicuramente l'aiuto di tutti in questo caso è veramente davvero importante, soprattutto quello dei concittadini che per primi si mettono in gioco per riuscire a concludere qualcosa e a dare una mano a tutte le realtà del paese. Davvero Certo. bellissimo. È stato difficile, riuscire a mettere in piedi, a districarsi tra la burocrazia. Ma direi non difficile, difficilissimo, perché non eravamo preparati.
E quindi chiaramente tutto è nato all'improvviso. Io ricordo una giornata che ormai è diventata storica, eravamo vicino al carnevale, i bambini erano a casa da scuola e in prefettura è stata fatta la prima riunione appunto con il sindaco della città, con la provincia. Io ero rappresentante dell'ULS dei sindaci e quindi ci siamo trovati in questa prima riunione, chiaramente senza mascherine, senza sapere della distanza, senza sapere niente. E quindi ci siamo interrogati sul proseguo delle scuole o meno, cioè di fermare almeno per quei ragazzi che erano a casa fino al mercoledì, di fermarli per altri 2 giorni, no? Giovedì e venerdì. E quando abbiamo deciso, e qui lo ricordo, no? Perché tutti i sindaci della provincia di Verona si sono ritrovati la domenica mattina nel comune di Verona e hanno deciso per la chiusura delle scuole per altri 2 giorni, quindi andavamo a fare tutta la settimana. Poi Zaia la sera ha chiuso Ha totalmente, chiuso quindi tutto. ha tagliato la testa al toro, però ci siamo assunti una bella responsabilità. E ricordo le chiamate dei genitori e quant'altro che dicevano: ma io dove porto mio figlio domani che devo andare al lavoro? Nessuno avrebbe immaginato che questo era solamente l'inizio, poi purtroppo, di una escalation di chiusure. Però ecco, la cosa positiva, come in tutte le cose, no? Ci sono anche le cose positive, è stata quella che i sindaci si sono riuniti, hanno fatto squadra, hanno affrontato il problema tutti assieme. Quindi ogni sera alle 6 di sera facevamo una videoconferenza con più di 100 persone collegate che discutevano i DPCM, discutevano tutte le cose che riguardavano la sanità e questa burocrazia che comunque ci ha attanagliato parecchio. Esatto. Beh, immagino che non sia stato proprio facile e quindi bravi a voi, complimenti, per essere riusciti comunque a concludere tutto quello che Sì, avete in programma, concludere, a iniziare e a il portare avanti bello quello è che che avete questa in squadra programma. di sindaci ancora resiste, ci troviamo chiaramente meno perché poi insomma il virus speriamo abbia anche le ore contate, no? Grazie al vaccino, però ci troviamo spesso, discutiamo e abbiamo formato una bella squadra di territorio. Penso che sia, senza nulla togliere le altre province, ma sicuramente è stato il primo esempio di fare squadra tra sindaci, che voi sapete È molto che importante. Verona, dal Lago di Garda alla collina e chiaramente poi alla pianura e alla città, ha delle, diciamo così, una vastità di territorio enorme. Sì. Era difficile anche conoscerci. Sì, Adesso sì, sì. ci conosciamo tutti e andiamo Bene. d'accordo. Benissimo, benissimo. Bravi, complimenti a tutti. Io direi che adesso facciamo una piccola pausa, mandiamo la musica e ringraziamo il sindaco e ci vediamo dopo. Musica.